quali ritiene che siano i contributi originali che la sua riflessione propone in questo ambito? La riflessione di Marx. Allora, io in realtà ovviamente sono nato a Pane e Marx, perché allora questo, anche se non solo questo, insegnava Napoleone, quindi ho avuto un imprinting napoleoniano sulla teoria del valore lavoro, su cui poi tornerò successivamente. Ma la mia tesi, fatta appunto con Napoleone, non fu direttamente su Marx, fu su Rosa Luxemburg. Lui mi chiese su che cosa vuole fare la tesi, io non sapevo, pensavo che avesse il docente, stavo leggendo la biografia di Rosa Luxemburg, era un capitolo che si titolava Una candela che brucia delle due parti, ero appassionato come la notte che hanno incontrato la Luxemburg della teoria economica e della persona politica, e dissi Rosa Luxemburg, l'accumulazione del capitale. Io proposi una tesi relativamente originale e che paradossalmente vedo adesso confermata dagli inediti che sono usciti nelle opere complete. È uscito il primo volume delle opere complete degli scritti economici della Luxemburg in inglese. La tesi era questa, la mia idea era questa, che la Luxemburg, come è noto, viene ritenuta una crollista, sostiene che il capitalismo muoia perché nel momento in cui diventa un sistema autenticamente globale, diremmo oggi, c'è un deficit di domanda che viene ritenuto di sottoconsumo a causa dei bassi salari. Io sostenni che questo non era vero, dall'inizio alla fine, e che per capire la corruzione del capitale bisognava concentrarsi su due opere: l'introduzione all'economia politica, che sono le sue lezioni alla scuola di partito, e l'anticritica, che è la sua risposta ai critici. Allora, grosso modo la mia idea era questa, che nel modo con cui Luxemburg leggeva Marx, e io credo avesse ragione, la produzione era trainata dalla domanda, la produzione di valore si dava perché c'era un bisogno sociale. In secondo luogo, il capitalismo è un modo intrinsecamente dinamico, spinge quella che Marx chiama l'estrazione del plusvalore relativo, il continuo cambiamento tecnologico che fa tendere a cadere il salario relativo, diciamo la quota dei salari. Anche se i salari aumentassero, il capitalismo scavalcherebbe questo fatto, no? E ricreerebbe il problema. Il problema che lei pone è in realtà un problema legato non al sottoconsumo, ma al sottoinvestimento. Perché mai in un'economia di questo genere i capitalisti dovrebbero investire se manca un incentivo dato da una garanzia in un sistema anarchico come quello capitalistico di crescita della domanda adeguata? Per lei la soluzione non è mai domanda di consumi, deve essere una forma di domanda di investimento. Di capitale, cioè di moneta investita come capitale. Questa non c'è, forse una soluzione sarebbe il militarismo. Lei accenna in qualche modo una soluzione di spesa pubblica, anche se lei è un po' confusa, non la definisce ancora in disavanzo, producendo armi si produce qualche cosa che è investimento capitalistico, che produce merci, ma non crea nuova capacità produttiva. Il problema però, lei dice, questo lo si vede bene dalle prime pagine dell'anticritica, è un problema legato al fatto che il capitalismo è un'economia monetaria. Lei descrive gli schemi di riproduzione, ma li descrive direttamente in termini monetari. Il problema è come la moneta entra nel circuito e poi come la moneta circola e come da questa circolazione si possa ricavare un più di denaro. Lei qui individua un problema ed è il problema che la porta poi alle tesi crolliste. La mia idea è che tutto il marxismo che le si è scagliato contro abbia cancellato il problema, detto delle vecchie inutili verità. Lei in realtà sulla soluzione forse aveva torto, ma sul problema aveva ragionissimo. E la storia le ha dato abbastanza ragione. In qualche modo il problema riemerge con Keynes, ma prima ancora con l'economista Kareski.
Questo mi ha indirizzato nella lettura di Marx. Quando io mi sono formato come economista, ma la cosa è rimasta abbastanza vera anche dopo, Marx era il problema della trasformazione. Ragiono in termini di valori, ma nella realtà capitalistica ci sono i prezzi, come si passa dai valori ai prezzi, questa cosa funziona, non funziona. Per lo più si dice che non funziona, qualcuno ha inventato dei metodi per dire che funziona. Il problema è che la teoria di Marx, per come la rappresentava la Luxemburg, per come io credo fosse in Marx, non era una teoria dei prezzi, era quella che definirei con Graziani una teoria macro-sociale di un'economia monetaria di produzione finalizzata al profitto. Da questo punto di vista la cosa è molto semplice, il discorso di Marx è che c'è tutta la classe dei capitalisti, la quale per ottenere il prodotto che contiene un solo valore, ma dentro di esso un plus valore, deve comprare qualcosa. Questo qualcosa è la forza lavoro. La forza lavoro è attaccata agli esseri umani, ai lavoratori in carne ed ossa, che sono loro che si portano in giro la forza lavoro, e quando si vuol far lavorare la forza lavoro, farla passare dalla potenza all'atto, a quel punto bisogna di nuovo passare attraverso i lavoratori. Allora, a questo punto Marx ci dice che il capitalismo incontra due incertezze, una la sappiamo già qual è, riuscirò a vendere, ma quella prima è riuscirò ad estrarre tanto lavoro quanto voglio. Allora, da questo punto di vista tutto il nuovo valore non è altro che consumo dei lavoratori, ma si esprime esplicitamente così nel quinto capitolo del primo libro del Capitale. Da questo punto di vista si arriva rapidissimamente alla tesi che il nuovo valore non è altro che l'espressione monetaria del tempo di lavoro vivo prestato. Questo tempo di lavoro vivo è un fluido, ma poi si oggettiva nel tempo di lavoro diretto in forma di moneta. Questa è la teoria del valore lavoro. Forse bisognerebbe dire, gli anglosassoni potrebbero dire value theory of labor, non labor theory of value, cioè la teoria del lavoro nella forma del valore, quindi in una particolare forma sociale. Una volta che è così, quale che sia il sistema dei prezzi, questo è assolutamente irrilevante, perché il sistema dei prezzi non può che distribuire quantità di lavoro. C'è un problema in Marx? Sì, il problema è che Marx, come Rosa Luxemburg, ha una teoria della moneta come merce. Certo, è molto avanzato, ha degli accenni a una teoria della banca che crea credito, ma la sua teoria monetaria, da questo punto di vista, è ricchissima di spunti, ma sostanzialmente primitiva. Marx ha un grosso vantaggio rispetto, secondo me, a tutti gli altri teorici. È l'unico che lega strettamente valore e moneta. È l'unico che ha una teoria monetaria del valore. Prima c'erano tante teorie, nessuna era una teoria monetaria del valore. O c'era la moneta o c'era il valore. La teoria del lavoro di Ricardo non è una teoria monetaria del valore. Dopo si è riprodotta la stessa cosa. Schumpeter e Keynes hanno una ricca teoria monetaria che aiuta a superare i limiti della teoria moneta di Marx, ma non hanno un riferimento al valore del lavoro. A essere veramente sincero, un keynesiano che si è letto tutto Keynes alzerebbe il dito e mi direbbe: c'è una nota in cui Marx dice che lui crede alla teoria classica del valore. Non è la stessa cosa della teoria del valore lavoro di Marx. Però il problema era a questo punto articolare sfruttamento in una teoria monetaria macrosociale e una teoria della moneta che non fosse una moneta merce. La terza cosa, ma questo magari ne parleremo più avanti alla fine, è lo sviluppo del discorso non della Luxemburg, ma su cui si interroga la Luxemburg, cioè la crisi capitalistica. Cioè l'elemento interessante di Marx è che lui ha una teoria del valore, che non è una teoria del prezzo di equilibrio, una teoria della moneta che è una cosa che non si aggiunge all'economia reale, non è neanche solo il tesoro che si accumula come riserva. La terza cosa è che lui ha una teoria della crescita, dello sviluppo, che è una teoria della riproduzione capitalistica, dove l'equilibrio sono le condizioni di riproduzione. Quindi
è una teoria della riproduzione in cui il percorso non è semplicemente equilibrato, non è la ricerca della posizione di equilibrio, si indaga il fatto se il capitalismo possa o meno raggiungere posizioni di equilibrio attraverso un percorso che è primariamente non di equilibrio, è spinto appunto dall'innovazione. Allora, questo è il modo con cui io mi sono trovato a leggere Marx quando studiavo la Luxemburg, e quindi il problema teorico che si poneva era: riesco a legare valore e plusvalore, moneta e visione dinamica del capitalismo, visione innovativa.